una strada dove girano le Bentley, Mercedes, cose, ultimo tipo. E poi ecco l'asfalto, bam, la buca che se ci caschi dentro ci rimane tutto l'avantreno, ci rimane. I'm reading young from this day. Ve lo ricordate? Gigi D'Agostino, chi era? O Prezioso, no? Mi sa che è Prezioso. Porco due, albero, ma no, amor magico, una cosa del genere. Comunque raga, dai che spacchiamo tutto oggi. Oggi vi faccio divertir, ballamo, famo, stappamo. Sì, la Pepsi stappamo, non è che non vi pensate champagne e cose, eh? Tutti diranno, ah poraccio, cacciali fuori ste cinque piotte che le fa. No, io non caccio un c***o, raga. Quindi questo, famoli bravi, ok? State tranquilli, dì, già si è staccato un pezzo d'occhiale qua. Ma vi rendete conto, raga? Prima che mi è entrato nei capelli, non è che è rimasta qua la vite? Aspettate. Sta a sentire? No. E pure questo lo stanno a finire. Una cosa pazzesca qua, sta diventando Miami Beach. Veramente, Miami, guardate che roba. Guardate che macchine, raga. Ti è i boss qui, Bentley, cose, classe S ultimo tipo, cioè qua non è che stiamo a scherzare. Eccolo, raga, siamo arrivati nella zona, pure la Svizzera, cioè Paolo, pure la Svizzera, qua siamo nella zona full the full, eh? C'è pure la TV. No, non potete capire quanto sono fortunato. Avete visto prima che mi si era intoppato qui nei capelli cose? Che ha letto farlocco, è ovvio, no? Il piruletto qui, questo qua, guardate. E allora dicevo vaffanculo, li butto, perché ad un certo punto sto a guardare. Perché ho detto, avete visto prima, mi toccavo i capelli, ho detto fammi vedere se do stata qualche parte, se è cascata. Guardate do c***o sta, raga! Eccola! Eccola, raga! Dai, mo piamo il coltello, quello della grigliata! Visto che non c'avevamo il cacciavite, la punta del coltello, mo ve la faccio vedere, vediamo se ci riusciamo. Cioè, io mi devo ingegnare sempre, però mo, senza far coglione, speriamo che la riesca a prendere senza farla cascare. Oh, perfetto! Famoso il segno della croce, grazie a Dio che t'abbiamo trovato. Dai regà, parcheggio qua all'ombra, cosa è, se ne andiamo, non lo so, mo sono più contento, andiamo a rompa, dai. O al fratelli, boh, qual è meglio? Fratelli? Andiamo al fratelli, dai, pieno. Ah, un bestate, Poi dice a che cosa servono i coltelli. Vediamo un po' la punta però se è buona. Eh già, mi sono perso l'altro pezzo. Fatemi vedere, c'è la ruppa in mezzo. Eccolo. Mezza le palle, raga. Eccolo. Mamma mia, oh. È suo, raga, è suo. Guardate come gira. Mo gli diamo una bella pulitina. Stiamo come Cappuccetto Rosso, raga. Finalmente siamo arrivati. Sole che spacca le pietre, non c'è manco una nuvola. Lì c'è il Numba, qua c'è sta quell'altro, Breeze e il fratelli. Oggi ci andiamo a fare un giretto ai fratelli, siamo là tranquilli, ci rilassiamo dopo tutta la stanchezza e il viaggio che c'è stato. Mi sembra Miami lì. Comunque sia, dopo di che andiamo, vediamo, vi faccio vedere le macchine che ci stanno. Penso che noi siamo i più poveri di tutto il parcheggio qua. Ed eccolo qua, prodotto italico. Raga, siamo arrivati, fratelli, eccolo qua. Bam! Fratelli, non è che fratelli perché sono fratelli, fratelli si chiama il locale. Comunque, qua giusto per far vedere un po' di robetta. Guardate che parcheggio, Come stanno? Vabbè, questo è inutile, che se andiamo a far bagnetto in piscina, no, al mare, ok, se vediamo tra un po', vediamo quanto costa. Ma qui si entra, raga. Bottiglietta, qualcosa, eh? Dai.
altro mondo qua, boutique, negozietti, guardate. No. Vabbè raga, andiamo alla cassa, vediamo quanto costa. Raga, qua è roba pazzesca. Unde? Ci siamo presi sto coso, sto lettino qua, 100 lei, quindi 20 euro, ma praticamente ce ne ho due perché posso stare sia al sole sia all'ombra. Comunque raga, se la godemo oggi, niente, la sabbia praticamente non c'è sta, c'è il brecciolino con chiglia, non puoi camminare scalzo, se no ti fai male. E niente, per il resto è tutto sotto controllo, guardate che bello. Cuscini, materassi, cose. Le viene pure... Cioè quando piate il lettino viene il cameriere, il servo qua, e vi mette pure il l'asciugamano sul lettino. Ok? Dai. Bello. Vediamo se sta giornata, mo vado a dormire un po', va, stasera ballando. Mo stanno a fare pure il matrimonio qua, bella. Che se volete qua massaggetto, una piotta, estate, relax. Raga, qui non si potrebbe filmare, ma noi famo come Pio e Amedeo, non ce ne frega un c***o. Guarda che bombe. Ed eccolo Paoletto vostro. Oggi si rilassiamo. Prima mi è entrato qualcosa nell'occhio, raga, stavo a morire, porco due. Non lo so, poi me lo sono lavato, mi sa che è il sale. Comunque raga, come vi dicevo, qua alla fine ci stanno questi quattro locali, la sabbia è un macello perché entra dentro ai piedi proprio, tipo le conchiglie frantumate. Mo stiamo qua, vediamo un attimo come la passa, abbiamo un po' di sole, ci abbronziamo pure noi. Basta sole, ormai mi sono cotto, mi sa che mi sono bruciato pure l'occhio perché sta lacrima tutto il tempo, alla fine non è il sale, me lo sono lavato 10 ore, cose, acqua e tutto quanto. Comunque raga, stiamo al fratelli, stiamo qua, stiamo a Mamaia Nord, era quella la cosa che vi volevo far vedere di più, la movida quella rumena al top. Comunque sia, adesso, secondo voi, io che mi sono fatto il drone, posso non farlo partire, non fare il macello? Quindi raga, sparatevi sto video, sto materiale non l'ha fatto vedere mai nessuno. Non ci vediamo al prossimo video. Se vediamo dopo, perché continuiamo con la serata, andiamo a ballare, vediamo, spaccamo tutto. E io vi auguro buona visione. Sparate questo video. Ciao.
distance. Pure il drone l'avevamo lanciato. Andiamo. Per oggi basta mare. Mo' andiamo a fare una bella doccetta, a riposarci un po' e poi si esce.